sono davvero contento come sindaco, come appartenente di questa comunità che è la Finse Gesta, di essere qui in questo momento e di vivere quello che a breve vivremo tutti quanti insieme, ovvero l'inaugurazione di questa mostra. Il Ceto dei Cavallari rappresenta una condizione storica presente nel nostro territorio. Sono il primo cassiere donna dal 1670. Noi custodiamo nei nostri archivi tutti i presenti che nel corso dei secoli sono stati fatti al Santissimo Crocefisso. Oggi cosa rappresenta il Ceto? Rappresenta sicuramente una continuità storica fra quelle che sono le radici di tutti noi. Questa apertura di oggi pomeriggio rappresenta quello che è la resilienza della città di Cavallari Segesta. Le sfide, quelle più difficili, sono quelle che danno le più belle soddisfazioni. Loro hanno vinto una sfida nella sfida, perché si poteva pure ipotizzare di essere facile cercare di allestire una mostra come quella che loro hanno allestito. Il carretto rappresenta veramente una grande testimonianza storica. Già Maupassant e Goethe ne hanno descritto i pregi, i colori e i decori. Per Calatafimi rappresentano il cuore, soprattutto per questo ceto. Sì, per l'economia ovviamente nel passato. Mio nonno, che aveva origini carrettiere, viveva ovviamente svolgendo questo lavoro, quindi trasportando le merci. Un'associazione che sa vivere e sa fare comunità. Questo è un segno chiaro di resistenza, di resilienza, è un segno che vuole far capire un po' a tutti questo senso proprio di appartenenza a una comunità, tutto quello che è la sua storia. Questo, come altri segnali, ma questo in modo particolare direi, è quel segnale che tutti quanti insieme, ognuno facendo la propria parte, davvero possiamo dare un futuro nuovo a questa città. Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su tutti noi, su questo luogo, e vi rimanga sempre. Facciamo tanti auguri al Ceto. Ci troviamo, grazie alla disponibilità del Comune di Calatafimi, all'interno dell'ex complesso del Monastero di San Francesco, con una collaborazione proficua e spero duratura nel tempo. Abbiamo avuto la possibilità di allestire questa mostra. Tutto quello che voi potete ammirare fa parte di collezioni private. Sicuramente quello rappresenta uno tra i più antichi presenti qui dentro, è stato ovviamente pregevolmente restaurato, risale alla fine dell'Ottocento, ma ce ne sono di diverse fatture. Sono tutti istoriati e affrescati da pittori che rappresentano eccellenza nel nostro territorio, Manfredi Alcamo per ricordarne uno. È un museo che era andato un poco nell'oblio, nel dimenticatoio, era solo un museo che riguardava l'etno antropologico, ma da questo momento in poi questo museo si arricchisce di quello che è la storia della città di Calatafimi Segesta. Il Ceto dei Cavalieri rappresentano una storia importante della cultura e delle tradizioni di Calatafimi.
tutto quello che si potrà ammirare qua dentro, che riguarda i cavallari, ma riguarda più che altro proprio la storia e la cultura della città. Arricchito praticamente il panorama delle cose da venire a visitare qui nella città di Calatafimi Segesti. Insieme con quello che è il Museo Garibaldi, le chiese, la Torre dell'Orologio, il Castello Femio, tutto questo davvero può diventare l'ecomuseo di Calatafimi Segesti.